Quello che ricordo, e mi faceva molta rabbia, che molte persone pregavano. Una parte urlavano destra, l'altra sinistra, erano queste due frasi. E non sapevamo che la sinistra significa camera gas, a destra i lavori forzati. E io sono capitata, che è normale, con mia madre a sinistra, e è incominciato il calvario eterno, indimenticabile e per sempre. Sono Edith Brooke, sono nata nel 1931 in un piccolo villaggio dell'Ungheria. La povertà è stata abbastanza pesante, pesante, direi molto pesante. Però era la famiglia insieme. Comunque dal 42 è arrivata questa propaganda pazzesca, non contavamo più per niente. E quando hanno bussato nel 44, dopo la Pasqua ebraica, alla porta, i gendarmi e i fascisti ungheresi, bestemmiando, insultando, offendendo. Mio padre correva giù e su con mutande lunghe cercando le medaglie. Mia madre correva a vedere il pane, il pane, il pane. Questo fascista ha buttato per terra le medaglie di mio padre. Ha detto: non valgono più niente, né queste e né tu, nella tua vita, e ha dato uno schiaffo a mio padre. È stata una cosa molto, molto difficile da raccontare. Dopodiché ci hanno cacciato di casa e ci hanno portato nel ghetto del capoluogo. Nel ghetto del capoluogo ho visto il primo tedesco. Un fascista, mentre ci hanno caricato nel vagone bestiame, ha scaraventato nel vagone un secchio e, ridendo beffardamente, ha detto: buon viaggio. Ed era questo secchio per i nostri bisogni, perché non c'era nulla, eravamo tutti in piedi, almeno 80 persone nel vagone. Quello che ricordo, e mi faceva molta rabbia, che molte persone pregavano. Poi ricordo la nostra vicina, allattava un piccolo bambino, e questo bambino aveva un pianto che non ho mai sentito in vita mia. Come quando, non posso paragonare, soltanto quanto per Natale, per esempio, ammazzavano i maiali, accoltellavano i maiali, e in tutto il paese c'era quest'urlo terribile dei maiali, sentivi che è finito, finito. Però non immaginavi mai dove stai arrivando, come si chiama questo luogo, dove ti portano, perché non sapevamo assolutamente nulla, nulla. E siamo arrivati a Osvecim, che era Auschwitz, ci hanno buttato giù. Una parte urlavano destra, l'altra sinistra, erano queste due frasi che hanno pronunciato i soldati, e non sapevamo che la sinistra significa camera gas, a destra i lavori forzati. E io sono capitata, che è normale, con mia madre a sinistra. Il tedesco, l'ultimo tedesco a sinistra, si è inchinato verso di me, molto vicino, forse non voleva far sentire degli altri, ha detto: vai a destra, vai a destra, vai a destra. E io urlavo di no, mia madre urlava obbedisci, insomma è stata una scena inimmaginabile. Alla fine mia madre si è aginocchiata e ha supplicato il tedesco di lasciare la più piccola, l'ultima dei tanti figli, l'ultima dei suoi tanti figli. E il tedesco ha tutto risposto, ha preso il calcio del fucile e l'ha colpita. E lei è totalmente caduta per terra. E io ero aggrappata sempre alla sua carne completamente. E lui mi ha colpito dietro l'orecchio, mi ha rotto questo, finché non mi sono trovata a destra. E a destra ho ritrovato mia sorella, che aveva 4 anni più di me, e è incominciato il calvario eterno, indimenticabile e per sempre. Ad Auschwitz, dove il pericolo maggiore era di essere selezionate, la fame più nera che si possa immaginare, e il freddo, anche perché eravamo calve, con un paio di zoccoli ai piedi, nudi, e una palandrana grigia che pizzicava, null'altro. Dormivamo in questi letti a castello, due, due, due,
e molte volte anche tre, e ti capitava anche a dormire con un morto accanto, nel senso che morivano di fame, per non parlare delle donne che erano assolutamente eccezionali nella loro difesa proprio di voler vivere, di lottare, perché c'era una specie di traffico che qualcuno ha trovato un pezzo di carta nella quale una volta avvolgevano i fiori, per un'ombra di pane compravano un pezzo piccolo così di carta, e prima della selezione si dipingevano le gote e così si sono salvati. Dopodiché ci hanno spostato ad Dachau. I primi 3 settimane io piangevo per mia madre e poi non avevo neanche lacrime, non avevo più, non potevo neanche solo sentire la fame e il freddo, Dovevo alzarti sempre all'alba in quel freddo terribile e dovevi stare dritto finché un tedesco non veniva a contare. La mattina alle 5, pomeriggio alle 5, in quelle 2 occasioni potevi andare a far pipì o i bisogni. E il problema lì era che metti che il numero 5 non c'era più perché 2 sono morti. E se non c'erano 5 persone, tagliavano via le 3 persone rimaste e portavano al crematorio. Lo chiamavano gli avanzi. No, perché era un quadrato di pane così, dovevi cedere la metà per comprare qualcuno che viene con te. E magari gli altri sono rimasti in 4 o in 3. Voglio dire che era una cosa, però hai fatto tutto in qualche misura di salvare la tua vita. E in quel momento tu non pensi che gli altri rimangono in 3, nel senso che magari pagavano loro con la loro vita. Però per la fame puoi anche fare qualsiasi cosa. Noi abbiamo mangiato delle cose che umanamente immaginabili, anche cacca di vacca secca, voglio dire, durante la marcia della morte. Da lì ci hanno spostato a Bergen-Belsen. A Bergen-Belsen siamo stati pochi mesi e improvvisamente ci hanno spostato a piedi a Christianstadt, e durante questa marcia della morte, che si chiama proprio così, la metà è morto, perché seminavamo la morte. Due finestre sono aperte, hanno buttato un pane e hanno richiuso la finestra immediatamente, però non è rimasto neanche una briciola di questo pane, perché siamo quasi ammazzati per avere un'ombra di questo pane. Durante la marcia avevo mangiato cacca secca di vacca, immondizia, buccia di patate, dirà tutto questo magro scarto. Ha durato 5 settimane la marcia e siamo rimasti alcune settimane a Christianstadt. Non c'era più un campo, era un castello con gli ufficiali che vedevamo da lontano, e noi abbiamo dormito in una lunga stalla tutti dentro sulla paglia, e dopo alcune settimane su questa paglia hanno detto via marsch, torniamo, andiamo. Poi non sapevamo dove andare di nuovo. E siamo ritrovati a Bergen-Belsen, ma nel campo degli uomini. Ed era quell'immagine che non dimenticherò mai, perché questo campo con il cemento era ricoperto letteralmente di cadaveri di uomini, totalmente. Hanno detto che danno la zuppa doppia se noi abbiamo la forza di trascinare queste persone, e da trascinare in un grande tenda che si chiamava tenda della morte, che era una specie di piramide immenso, pieno di morti già. Naturalmente io e mia sorella abbiamo detto di sì, e 2 di queste persone che hanno balbettato l'ultima parola nella loro vita ha detto: se sopravvivi, racconta, non crederanno, racconta anche per noi, racconta. E dopo questo lavoro, naturalmente doppia zuppa non c'era, hanno anzi incaricato di portare dei giubbotti
Di nuovo abbiamo detto con mia sorella, con altre promesse di doppia zuppa, che noi siamo fotti, ce la facciamo. E io dopo 10 passi non ce la facevo più. Io ho buttato per terra, dopo 2 minuti 2 tedeschi non potevano più camminare perché la neve era piena di questi giubbotti azzurri. Hanno fatto halt, fermi. Lui ha ripetuto 2 volte chi è cominciato, silenzio. La terza volta ha tirato fuori dalla fodera della pistola, ha detto se non dite chi è cominciato io ammazzo ogni seconda persona. E a un certo punto ho fatto un passo avanti. Piccolo passo avanti, piccolo, non sono un'eroina, non. E lui ha capito subito e mi ha avventato contro, mi ha spaccato dietro l'orecchio. Sono caduto piena di sangue nella neve e mia sorella si è scagliata contro il tedesco. Il tedesco è caduto, mia sorella ha corso verso di me, mi ha abbracciato, ha detto diciamo l'ultima preghiera. Eravamo nella neve insanguinata, abbracciate. E vedevo il tedesco che viene con la pistola puntata. E ho detto, vabbè, finito tanto, vivere o morire uguale. Si è fermato, ha preso la pistola, ha messo nella fodera. E non capivo che succedeva. Ho pensato che mi cava gli occhi, mi tortura, mi taglia a pezzi. Invece ha allungato la mano e mi ha aiutato a alzare. E quando siamo arrivati a Bergen-Belsen, è sparito. Non ho mai più visto. Lascio la mia testimonianza, non credo che sia inutile, assolutamente. Mi rimproverebbe mia madre che non ho la sua fede, questo è sicuro. E io entrando nella sinagoga oggi, vedendo solo le lettere ebraiche oppure uno shawl di preghiera, piango. Non riesco a sopportare il ricordo. A mia madre direi che sono stata molto meglio di quello che lei immaginava. Se tu dovessi dire chi è Edith Bruck, chi è Edith Bruck? Chi è Edith Bruck? Un essere umano, come si deve. Che non sa odiare. Se io potessi abbraccerei il mondo.